Amici rossoneri, buon pomeriggio, bentrovati, buon martedì. Stasera si torna in campo e subito informazione di servizio. Stasera ci sarà il post partita proprio sul mio canale. Io e Gianmarco Tognazzi commenteremo insieme a voi, ovviamente insieme alla chat, la partita che ci vedrà contro il Monza per questa prima uscita, diciamo semi ufficiale, primo, come dire, torneo, forse quello un po' più prestigioso, anche se è un torneo nuovo. Vabbè, insomma, stasera si torna a giocare ed è importante commentare perché siamo a San Siro e ci sono tanti spunti di riflessione, non ultimo il fatto che Gerry Cardinale è presente qui in città a Milano, non qui dove sono io, ma qui in città a Milano, e quindi sarà un'ottima occasione o per non venire inquadrato oppure per essere inquadrato e cercare di capire quale sarà la reazione da parte del pubblico, se sarà benevola, se quindi la tifoseria del Milan si stringerà intorno al suo presidente e alla società che lui rappresenta, ovvero Redbird, oppure se ci sarà qualcosa da ridire. Molto probabilmente non sarà la curva a fare questo tipo, a incarnare questo tipo di commento, proprio perché la curva stasera non ci sarà, quindi di fatto niente striscioni, niente tifo organizzato, e quindi forse è l'ultima occasione per avere i tifosi, quelli non organizzati, o gli Alfredo oppure gli Holly fans. Vedremo stasera che tipo di pubblico ci sarà. Oggi è stato presentato Emerson Royal, ma prima di parlare di Emerson Royal e della relativa conferenza stampa che c'è stata a Milanello, voglio dire un paio di parole a chiudere la questione Kalulu. Non voglio tornare sul discorso Jovic, perché veramente su Jovic mi viene... Il 9 di Jovic mi fa venire una tristezza veramente, veramente ingestibile. E perché, guardate, Jeff, anzi Joff, non è Jeff, ma è Joff, mandava un messaggio dicendo, dicendo questa cosa qui, guardate. Maglia di Van Basten, UEA, Inzaghi, ma per dovere di cronaca abbiamo avuto anche Matri, Luis Adriano, André Silva, Destro e la Padula. E mi viene da dire, Jovic ci sta bene insieme ai Matri, Luis Adriano, André Silva, Destro e la Padula. E cos'è che unisce tutti questi calciatori? Un periodo assolutamente nefasto per la storia del nostro club. Quindi trovo che sia assolutamente pertinente in questa ottica il 9 attribuito a Jovic. Ma invece voglio parlare appunto della questione Kalulu, perché sono emersi ovviamente i dettagli, e mentre ieri si parlava di questa richiesta del Milan di fare l'operazione con obbligo di riscatto, o con, diciamo, un obbligo che sarebbe subentrato in un secondo momento, invece l'operazione non verrà chiusa accontentando il Milan, ma accontentando esclusivamente la Juventus, che si porta a casa il giocatore praticamente per 3 milioni annui, e poi ci sarà il diritto di riscatto. Quindi abbiamo fatto fuori in 60 secondi, senza neanche appunto fare nulla che potesse assomigliare alle operazioni che hanno fatto, per esempio, tirando la cifra, il Tottenham con Emerson Royal oppure il Monaco con Fofana. Speriamo che a questo punto arrivi Fofana e via, insomma. E è chiaro che bisogna aspettarsi altre cessioni. Io faccio una lista di nomi, non serve che la faccia io: Adli, Temo Bennacer, e poi temo ancora di più Selemakers, perché lì c'è proprio una richiesta esplicita dell'allenatore Fonseca. Quindi se dovesse succedere sarebbe anche un brutto segnale, secondo me, nei confronti dello stesso allenatore, che quel giocatore di fatto lo avrebbe tolto dal mercato, lui facendo richiesta alla società di fare altrettanto. Però non dovesse succedere, sarebbe, secondo me, piuttosto brutto, insomma, mi sembrerebbe abbastanza antipatico. Però sono questi i nomi dei giocatori, quindi prepariamoci, ma fondamentalmente prepariamoci a una cosa: se dovesse
nelle ultime ore di mercato, perché poi questo sarà un mercato che secondo me si andrà a sviluppare per noi proprio nelle ultime ore, con gli esuberi, con i prestiti, con i giocatori in occasionissima, è vero anche che la stessa cosa può succedere in uscita, quindi vedremo che cosa succederà. E se dovesse arrivare un'offerta per Ciao last minute, non credo che si faranno molti problemi a cercare di concludere questa operazione. Mi pare che si sia creato un bellissimo feeling con la Juventus, evidentemente acqua alla gola da un lato e acqua alla gola dall'altro, ci si ritrova e ci si sostiene, anche se evidentemente gli stipendi che vengono dati alla Juventus non sembrano essere gli stessi che vengono dati al Milan, e quindi per esempio sull'operazione Chiesa regna l'incertezza, non sembra abbastanza fattibile, poi vedremo che cosa succederà, calcolando anche che la presenza di Chiesa andrebbe a scombinare comunque i nostri già precari equilibri di formazione. Vedremo stasera con quale formazione giocherà Fonseca, quali indicazioni darà da un punto di vista tattico, ma voglio parlare di Emerson Royal, che è stato presentato quest'oggi, e delle parole di Ibrahimovic su tutte. La frase che sta girando sul web, sta impazzando sul web, e che fa impazzire tanti di noi, chi nel bene e chi nel male, la frase è: Jerry è in città, abbiamo fatto riunioni ieri e oggi, parliamo di varie cose, niente di nuovo, Jerry vuole che si spenda di più, ma io dico di no. Spendiamo quello che serve per rinforzare. Ecco, io trovo questa frase veramente bellissima e voglio tributare un grande applauso a Zlatan Ibrahimovic per questa frase, perché è una frase meravigliosa per dare a noi commentatori del web materiale grassissimo, proprio pieno di ciccia, per veramente per arrivare a qualsiasi tipo di conclusione. Ora, io credo che Ibrahimovic sottovaluti tantissimo l'intelligenza potenziale del tifoso del Milan. Ci considera probabilmente dei mentecatti, completamente in balia delle sue parole, completamente incapaci di avere un pensiero proprio e una capacità di analisi propria, e quindi pensa che una frase del genere possa risultare in qualche mondo lontano, in qualche galassia lontana, un qualcosa di credibile. E io mi chiedo come possa pensare che una frase del genere possa essere credibile. Cioè che un calciatore che ha vissuto mercati, che è stato al centro di trattative importanti, che ha lavorato vicino a uno dei procuratori più influenti del mondo del calcio, quale Mino Raiola, si ritrovi con un proprietario di cui lui è espressione, quindi praticamente lui è Gesù mentre il proprietario è Dio, quindi lui è la versione a Milano, quindi sulla terra, è l'incarnazione sulla terra di Dio. Dio gli dice: eccoti i soldi, te li moltiplico, sono per te, usali, compra, spendi di più. Ma lui dice no, come un novello Vasco Rossi, c'è chi dice no. Ed è Ibrahimovic che dice: no, guarda, ascolta Jerry, è inutile spendere soldi inutilmente. Andiamo su profili dove andiamo a tirare la trattativa fino alla fine per i 500.000 euro per il milione. Andiamo su profili che sono dei profili non di primo rilievo. Facciamoci soffiare da altre squadre giocatori che potrebbero essere cruciali, perché io non voglio farti spendere. Perché questi soldi devi tenerli per... Per cosa li deve tenere Dio Jerry questi soldi, Gesù Zlatan? A cosa dovrebbero servire questi soldi a Jerry? Perché questa spending review su colui che fa spending review su di noi? Cioè, qual è il senso di questa cosa? Maldini, per esempio, sarebbe stato ultra felice di avere più soldi, più investimenti, soprattutto perché ne sarebbe stato contento in questo caso Fonseca, caro Ibra,
perché avrebbe avuto i giocatori probabilmente prima e non con queste estenuanti trattative. L'ha detto anche Emerson, ha detto tutti i giorni io stavo lì ad aspettare e a sperare che arrivassero notizie da Milano. Che senso avrebbe avere più soldi e poi dover fare delle cessioni? Cioè dover tirare su i tesoretti dai giocatori che tu devi vendere, anzi svendere. Qual è il senso di questa operazione? È chiaro che questa frase non ha alcun senso logico. Soprattutto questa frase è quella di colui che, proprio perché incarnazione sulla terra del dio denaro e di chi lo amministra, deve fare quello che si prende la colpa eventuale. Perché? Perché se questa frase la dicesse Jerry Cardinale, ovvero i tifosi mi chiedono di spendere di più, ma io dico di no, chiaramente i tifosi insorgerebbero contro Jerry Cardinale e gli farebbero un sacco di domande scomode, ma sappiamo che Jerry Cardinale non si sottopone alle interviste, così come gli umani, e infatti mandate umano e sua incarnazione sulla Terra a rispondere a queste domande e a fare da sacco della box, praticamente a fare quello, a fare il lavoro sporco, a fare il poliziotto cattivo. E perché? Perché sanno che bene o male a te le perdonano, perché sanno perfettamente in dirigenza che tu sei stato messo apposta lì per fare il grande parafulmine. Un po' come Fantozzi alla fine del secondo tragico Fantozzi, che fa proprio il parafulmine sull'azienda e tu stai facendo esattamente questo, ben consapevole di farlo. Lo fai perché è il tuo ruolo, lo fai perché hai deciso di non difendere questa società, ma hai deciso ovviamente di difendere il tuo datore di lavoro e la società per cui hai investito denaro, in cui hai investito denaro. E quindi ecco che esci con una frase che è pura fantascienza. Qui siamo oltre Star Wars, siamo oltre ogni tipo di Blade Runner immaginabile. Questa frase è una presa in giro nei confronti dell'intelligenza media dei tifosi. Sono sicurissimo che qualcuno che ti crederà o che ti abbia creduto e che ti dica anche bravo, bravo, hai ragione, risparmiali questi soldi, chiaramente persone non dall'intelligenza particolarmente acuta, e forse qualcuno lo troveremo anche nella sezione commenti, purtroppo il mondo è vario, ma a queste persone io chiederei: ma scusate, ma a voi, no, di questa spending review fatta su colui che fa la spending review, a voi cosa ne viene? Cioè, se poi noi potremmo avere un mercato migliore, giocatori migliori o più giocatori, e lui dice di no, ma non vi viene da chiedergli: ma scusa Ibra, ma perché no? Perché questa è la cosa che Ibrahimovic infatti non ci ha detto. Ha detto che c'è chi dice no, ma non ci ha detto perché dice di no a Jerry. Dice perché è giusto spendere quello che serve per rinforzare. Beh, ma allora rinforza. Allora non vendere i giocatori. Allora non fare giocatore fuori e giocatore dentro. Allora fai una politica vera di rinforzo della squadra. Allora fai i rinnovi. Allora non regalare i giocatori alle altre squadre, perché per esempio gli altri evidentemente fanno un mercato con noi che è estremamente favorevole, perché quando gli arrivano i giocatori a zero col 50% sulla eventuale rivendita, quando sono dei giovani che probabilmente gli garantiranno 4-5 anni, insomma, così mi sembra che sia abbastanza facile fare mercato. Ma visto che il nostro è estremamente difficile, perché non renderlo più facile, caro Ibra? Ad ogni modo, stasera spero di vedervi tutti inquadrati e spero che ci sia l'accoglienza che realmente professionisti come voi meritano. Ci vediamo stasera dopo la partita con il post partita, primo post partita della stagione. Grazie e un abbraccio.